Amici sportivi e soprattutto amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo sesto appuntamento con il Punto, la rubrica sportiva a 360 gradi con la quale facciamo il punto su quella che è stata la domenica sportiva di Capitanata, parlando ovviamente del calcio a 11, del calcio a 5, del basket e della volley. Partiamo come al solito dal calcio a 11. Ieri il Manfredonia Calcio 1932 ha ottenuto una convincente vittoria allo stadio Miramare contro il Donuva Calcio per 3-1, con le reti segnate al 19° del primo tempo da Telera, poi al 22° del primo tempo da Trotta, ben imbeccato da Di Noia con una bella verticalizzazione. E poi ci ha pensato Stoppiello al 75° del secondo tempo su un corner battuto da Trotta a siglare il terzo sigillo. L'unica rete segnata da Donuva è stata segnata nei minuti iniziali del secondo tempo dall'uomo più rappresentativo del Donuva Calcio con la maglia numero 10, tale Pasculli. Ma prima di entrare nel vivo della partita leggiamo i risultati della 10ª giornata del campionato regionale di promozione Girone A. Borgorosso Molfetta batte il Noicattara Calcio 4-0, Canosa Norba Conversano 1-0, Castellaneta Calcio 1962, Football Club Capurso 5-2, Real City AS et Labor Grottaglie 0-0, Rinascita Rutiglianese Sporting Apicena 5-0, United Sly Nuova Spinazzola 9-2, Vigor Bitritto Ginosa 3-1, Manfredonia Calcio 1932, Donuva Calcio 1971 3-1. Per una classifica che vede a pari punti a 30, quindi a punteggio pieno, United Sly e Manfredonia Calcio 1932. Al secondo posto vi è il Vigor Bitritto a 22 punti, poi a 17 punti Castellaneta e Real City, 15 punti Borgorosso Molfetta, 14 punti Noicattaro Calcio e Nuova Spinazzola, a 12 punti Appaiate, Rinascita Rutiglianese, Norba Conversano, a pari punti a 11 Canosa e Ginosa, a 10 punti AS et Labor Grottaglie, a 8 punti Sporting Apicena, 7 punti Donuva Calcio 1971 e a 0 punti in classifica il Football Club Capurso. Il Manfredonia Calcio è sceso in campo ieri con una formazione inedita, tra i pali Morgillo, poi sulla linea difensiva Basta, Telera, De Filippo e Di Noia, centrocampo a 3 la Voragine, Mastropasqua, Cicerelli e in attacco Perez, Albrizio e Trotta. Una formazione nella quale Roberto è stato tenuto fuori per l'inserimento di Perez sulla linea d'attacco, lo stesso Grumo che occupa la posizione di Perez, tenuto fuori ed inserito soltanto nella seconda frazione di gioco. Una prestazione non eccelsa, quella disputata ieri dalla Manfredonia Calcio 1932 allo stadio Miramare, nonostante il risultato poi dica che abbia comunque battuto il Donuva Calcio per 3-1. Una prestazione non eccelsa anche grazie purtroppo alla defezione di Cicerelli, che si è infortunato, e quindi sappiamo quanto apporto dia questo giocatore all'economia del calcio sviluppato e dalla manovra di gioco sviluppato dalla Manfredonia Calcio 1932. E anche Albrizio, il nostro attaccante, tanto criticato dai tifosi sugli spalti, in realtà alcuni tifosi, poiché ha avuto delle chiare occasioni ma le ha sciupate. Però va comunque evidenziato che questo calciatore la scorsa settimana ci ha consentito con una zampata da attaccante puro di portare in vantaggio il Manfredonia sul difficile campo dell'AS et Labor Grottaglie e quindi di ottenere una importante vittoria per il prosieguo del campionato e per restare sempre incollati allo Sly. Vediamoci a questo punto gli highlights a cura di Dino La Torre con la regia di Andrea Colaianni. E con la vittoria contro il Donuva il Manfredonia va in doppia cifra per le vittorie consecutive in questo campionato di promozione pugliese. 10 vittorie su 10 gare disputate.
un ottimo bottino per gli uomini di Mister Agnelli, che hanno superato al Miramare il Donuva con il risultato di 3-1. Una gara non facile per gli uomini di Mister Agnelli, che si sono trovati di fronte a una compagine abbastanza ben assestata in difesa, ma con la qualità che ha in attacco il Manfredonia è riuscito a scardinare la difesa degli ospiti e hanno portato a casa questo risultato. Ma veniamo alla cronaca. 7° minuto, prima occasione per i biancocelesti, punizione, palla in aria dove giunge Mastro Pasqua, il suo tiro termina alto. Al 18° è il momento del vantaggio biancoceleste per il Manfredonia, angolo per il Manfredonia, palla sul secondo palo dove si fa trovare pronto Telera, che di testa deposita la palla in rete e porta in vantaggio i Sipontini. 22° raddoppio del Manfredonia, Mastro Pasqua fa filtrare un pallone per Capitan Trotta che scarta al limite del fuorigioco e si ritrova la palla di fronte al portiere ospite Sibio, piazzando la palla alla sua destra per il suo centro personale. 30° Trotta pennella un'ottima palla per Albizio che si fa anticipare dalla difesa ospite. 40° del primo tempo, si fa male Benny Cicerelli sostituito da Stoppiello. 1 minuto prima del termine della prima frazione, da annotare un'altra ottima palla di Trotta per Albizio che angola male e la palla termina fuori. Ad inizio ripresa è il solito capitano servito in piena aria da Basta, ma non sfrutta al meglio l'occasione. 3° minuto, è il Donuva ad accorciare le distanze con Pasculli, suo è il tiro che si infila alla destra di Murgillo. 1 minuto dopo si ripete Pasculli, ma il suo tiro termina fuori. 23° minuto, Murgillo, il portiere biancoceleste, si infortuna. Tunea ha un risentimento muscolare e viene sostituito da Ferrazzano. 28° ancora una ghiotta occasione da rete per il Manfredonia dove Albrizio non si fa trovare pronto su cross di Basta. 29° è Stoppiello a dare la terza gioia ai Sipontini, suo è il gol del 3-1 ben servito da Trotta. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero termina la gara al Miramare. In classifica il Manfredonia Calcio guida sempre con 30 punti, appaiato con lo United Sly che ha battuto il nuovo Spinazzola per 9-2. Domenica prossima il Manfredonia Calcio sarà di scena contro il Norba Conversano, mentre l'altra capolista, lo Sly, andrà a Capurso. Abbiamo visto gli highlights di questa partita, in effetti è eloquente, il Manfredonia ha meritato di vincere contro il Donuva, non è stata certamente la miglior partita disputata dalla Manfredonia Calcio 1932 allo stadio Miramare, ma ci aspettiamo che si esprima al massimo nella partita clou di questo campionato, quella che il Manfredonia Calcio affronterà allo stadio Miramare il giorno 8 dicembre 2019 contro lo United Sly, quindi il giorno della Immacolata. E speriamo che la Madonna ci faccia un bel regalo, perdonatemi se accosto diciamo il Manfredonia Calcio alla Madonna, però è importante più che mai battere lo Sly, così come l'anno scorso purtroppo non siamo riusciti ad ottenere questa vittoria, si è messo di mezzo anche una direzione arbitrale discutibile. Speriamo che quest'anno sia la volta buona e che il Manfredonia Calcio possa poi continuare il suo percorso vincendo il campionato regionale di promozione. Dicevo, non è stata la miglior partita del Manfredonia Calcio 1932. Roberto Gabriele, certamente un centrocampista importante nello sviluppo della manovra di gioco del Manfredonia Calcio, ieri è stato tenuto a riposo. Mister Agnelli ha attuato un turnover, ha dato la possibilità a Perez di giocare come esterno d'attacco destro, in un ruolo che di solito è occupato da Francesco Grumo, è entrato soltanto nei minuti finali della gara, ma questi esperimenti vanno comunque effettuati.
e il Manfredonia meritatamente comunque è riuscito a battere il Donuva anche con qualche mugugno sugli spalti. Ma sentiamo l'intervista che ci è stata rilasciata da mister Agnelli al termine della gara. Allora, mister Agnelli, si è appena conclusa qui al Miramare, il Manfredonia batte per 3-1 il Donuva Calcio. Non è stata la miglior partita del Manfredonia disputata qui al Miramare? Sicuramente potevamo far meglio, l'importante era portare i 3 punti a casa e l'abbiamo fatto, abbiamo sprecato nel secondo tempo almeno 3 o 4 occasioni nitide per poter chiudere la partita prima, abbiamo concesso quell'unico tiro in porta che è risultato un po' più deleterio per noi perché hanno accorciato le distanze, poi quando abbiamo accelerato abbiamo cercato di chiudere nel miglior modo possibile, abbiamo fatto gol con Stoppiello, il che ci ha portato a chiudere la partita sul 3-1, ma potevamo fare un altro gol con Perez, potevamo fare un altro gol con Abri. Vabbè, ci sta, l'importante è aver portato i 3 punti, sono 10 partite di fila che vinciamo, meglio di così. Certamente sì, un 4-3-3 contro un 3-5-2, non è che l'uomo in più a centrocampo ci ha creato qualche problema, specie nei primi 20 minuti della partita, specie quel Pasculli che aveva le costole Cicerelli. Vabbè, io penso che nel primo tempo non c'è stata partita, non sono mai arrivati in porta, a quello che ricordo io, poi può darsi che mi riveda la partita e se penso che poi non mi sbaglio, però quindi abbiamo giocato bene anche perché poi con un 4-3-3, come avete visto bene, in fase di impostazione si abbassava Armando e diventavamo un 3-4-3, quindi poi i numeri 3-4-3, 3-5-2 non contano per noi, la cosa più importante è il concetto, abbiamo creato spazi, abbiamo creato il 2 contro 1 su fascia più di una volta, abbiamo fatto i 2 gol e a fine primo tempo secondo me la partita era sui binari giusti, poi abbiamo concesso nel secondo tempo quel tiro da fuori, si è fatto male Benny, abbiamo dovuto fare qualche cambio, la stessa cosa Morgillo, quindi di conseguenza si è andato un attimino a scardinare un pochettino quelle regole dei nostri concetti, poi abbiamo rimesso sul binario, abbiamo fatto il 3-1 e abbiamo sbagliato altre 2 azioni da gol importanti, però l'importante è aver portato 3 punti a casa, sono 10 volte che lo facciamo, altre 3 in coppa, voglio essere ripetitivo? Non so, i miei ragazzi penso che stiano dando il massimo partita dopo partita e che facciano quello che la società e i tifosi gli chiedono, quindi portare 3 punti a casa. Certamente, evidenzio che la vittoria certamente è meritata, importantissima decima vittoria, è solo che il Manfredonia non si è espresso a quei livelli a cui solitamente il pubblico dello stadio Miramare è abituato, nel senso che non c'è stato un gioco in velocità, rapide triangolazioni, verticalizzazioni, abbiamo giocato troppo la palla con lentezza. Tu considera che loro hanno messo un pulmino avanti alla porta, erano 5 difensori, ogni qualvolta dovevamo scardinare la linea difensiva, dovevamo fare un giro da una parte e uscire con una folata nel cambio di settore. L'abbiamo fatto 3 o 4 volte con Trotta e con dall'altra parte anche Daniele Di Noia e poi a destra avevamo un centrocampista under che era adattato a quel ruolo come Perez, quindi il ragazzo si è impegnato tantissimo, ma eravamo un po' più sterili in quella zona, infatti attaccavamo di più con Alessandro per mettere dei cross al centro. Potevamo fare di più? Sì. Sono contento dei miei ragazzi? Ancora di più. Ecco, sostituzione Cicerelli per Stoppiello, Stoppiello è andato in gol, un centrocampista per un trequartista, insomma. Sì, vabbè, i nostri giocatori sono tutti, li possono fare tutto. È normale che Matteo ha più propensioni offensive, in quella zona ha fatto bene, si è attaccato bene lo spazio e ha chiuso la partita nel miglior modo possibile. Benny stava facendo bene in fase di contenimento e anche in spinta perché permetteva a Bassa di attaccare bene su quella fascia, quindi penso che abbiano fatto bene entrambi. Il gol di Pasculli, certamente un tiro imprendibile da parte del portiere, ma si poteva chiudere. Vabbè, poi analizzeremo vedendo bene l'azione. Sicuramente c'era, diciamo, un errore individuale perché era uscito Mastropasqua per una botta all'addome. Quindi avevamo un uomo in meno in fase di copertura. L'uomo in meno che era venuto a coprire la zona di Mastropasqua era Perez. Ha perso quell'attimo per andare in pressione su chi ha appoggiato e poi ha calciato in porta, quindi c'è stata quella piccolezza che purtroppo ci ha penalizzato con quel tiro da fuori. Potevamo fare meglio, potevamo evitarlo, però dagli errori si cresce, quella è la cosa più importante. Mister, Morgillo è uscito per un infortunio, pare che abbia qualche risentimento al ginocchio operato.
Sì, ha avuto un fastidio, adesso valuteremo con il prof Massimo, il fisioterapista e il dottore quello che è il da farsi. Sicuramente il ragazzo recupererà nel breve tempo possibile. E speriamo che recuperi nel breve tempo possibile, altrimenti poi bisognerà modificare necessariamente l'assetto tattico della squadra. Sì, abbiamo anche Ferrazzani in porta, poi sarà a me gestire la situazione under all'interno del campo. Oggi, come avete ben visto, Prota è entrato nel secondo tempo e ha fatto un'ottima prestazione, un grande impatto nella partita. Quindi possiamo contare anche su di lui, stanno crescendo anche gli altri, quindi piano piano daremo spazio anche ai più piccoli. Grazie mister. Grazie a te. Nonostante la sconfitta, il mister Capurso del Donuva Calcio ha rappresentato che la propria formazione ha disputato comunque una buona gara allo stadio Miramare, era riuscita ad accorciare le distanze e quindi a portarsi sul 2-1 con uno dei suoi calciatori più rappresentativi, il numero 10, tale Pasculli, un calciatore dotato di tecnica e buona visione di gioco. Addirittura il Donuva ha avuto anche la possibilità di pareggiare, però poi, giustamente come evidenziato da mister Capurso, il risultato è ampiamente meritato da parte del Manfredonia Calcio 1932. Di più non si poteva fare contro una formazione che in effetti sta lottando per vincere il campionato. Sentiamo le dichiarazioni che sono state rilasciate da mister Capurso al termine della gara. Siamo con mister Capurso del Donuva. Allora mister, partita terminata 3-1, è venuto qui con un solido 3-5-2, per i primi minuti ha retto un po' l'impatto con il Manfredonia Calcio 1932, però purtroppo lui, dopo il Manfredonia è venuto fuori, sono venuti quei gol, avete avuto l'occasione anche per accorciare le distanze e poi è arrivato il terzo gol. Sì, abbiamo programmato una partita di rimessa, quindi dove volevamo difenderci abbastanza bene in maniera ordinata e magari ripartire. Ancora una volta alcuni errori individuali dati dalla comunque, giovane età da parte della mia squadra purtroppo hanno, ripeto, fatto saltare il banco e quindi i programmi sono stati un po' così saltati, però ripeto che al secondo tempo l'abbiamo giocato con un piglio diverso, più aperti, tenendo presente anche chi avevamo di fronte. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, siamo riusciti ad accorciare, ci sono andati vicinissimo subito dopo addirittura a pareggiare la partita. Poi il calcio è questo e quindi purtroppo abbiamo subito il terzo gol e non ci siamo più riusciti. Ecco mister, occorrerebbe qualche giocatore in più rispetto a Pasculli? Gran bella domanda, gran bella osservazione. Purtroppo magari ben vengano giocatori in più, qualche giocatore in più, perché le idee ci sono delle, spero che ci siano delle buone idee per proporre calcio. Però ripeto, sono anche contento di questi giovani dove non li si può veramente rimproverare niente, quindi durante gli allenamenti ci alleniamo veramente molto bene. Ripeto, non credo di aver fatto una brutta figura con il Manfredonia, tenendo presente veramente una gran bella squadra e bravi. Grazie mister. Grazie a voi. La prossima giornata il Manfredonia Calcio affronterà in trasferta il Norba Conversano, mentre il United Sly affronterà fuori casa il Football Club Capurso, società che milita nell'ultima posizione in classifica a 0 punti. Quindi speriamo che il Manfredonia Calcio possa fare risultato sul difficile campo del Norba Conversano. Detto questo, facciamo anche un accenno ai risultati del settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932. La Juniores regionale, quindi il Manfredonia Calcio 1932, è riuscita ad ottenere un importante pareggio contro la capolista, il Real San Giovanni, per 1-1, ed è terzo in classifica a 8 punti, mentre il Real San Giovanni ha 10 punti in classifica. Gli allievi provinciali hanno vinto per 12-0 contro il Real City, mentre i giovanissimi provinciali, il Manfredonia Calcio 1932, ha battuto in casa il Foggia Calcio per 3-2, mentre l'Accademia ha subito una sconfitta in trasferta contro la Piscina per 2-1. Passiamo a parlare invece del campionato nazionale di Serie D Girone H, uno dei campionati forse il più difficile d'Italia, visto il tenore e l'importanza delle squadre che militano nel Girone H della Serie D nazionale: Foggia, Bitonto, Casarano,
c'è Rignola e tante altre squadre che adesso non sto qui ad elencare, però ovviamente noi ci occupiamo delle squadre locali. In primis il Foggia Calcio 1932 ieri ha subito per la prima volta la sconfitta casalinga. Seconda sconfitta di campionato, prima casalinga, 2-0 contro il Sorrento. Vi era la possibilità per il Foggia di mantenersi incollata alla prima della classe, ossia il Bitonto, che ieri ha ottenuto una importante vittoria, portandosi al primo posto in classifica in posizione solitaria. Il Foggia Calcio ieri in 15 minuti ha subito due reti da parte del Sorrento, nessuno se lo aspettava, invece questo Sorrento Sornione, ben messo in campo, è riuscito a mettere in difficoltà la retroguardia del Foggia Calcio 1932, a procurarsi un calcio di rigore, in realtà molto contestata la direzione arbitrale, calcio di rigore poi assegnato per l'atterramento in aria dell'attaccante del Sorrento e realizzato da Herrera. Poi vi è stato un traversone dello stesso Herrera in area di rigore e diciamo la rete di La Monica che ha segnato il 2-0 per il Sorrento Calcio. Un Foggia che è sceso in campo con Iadaresta in panchina, inserito poi nella seconda frazione di gioco da parte del mister del Foggia Calcio Nini Corda. Quindi una formazione rivoluzionata che non ha portato i frutti sperati evidentemente dall'allenatore. Lo stesso Gentile nei minuti finali della gara ha sciupato un calcio di rigore assegnato al Foggia Calcio che avrebbe potuto riaprire la partita, così non è accaduto. Purtroppo per il Foggia Calcio arriva la prima sconfitta casalinga e la seconda di campionato che distanzia il Foggia Calcio dal Bitonto di ben 4 lunghezze. Parliamo ora dell'Audace Cerignola, la cui cura Feola, il nuovo allenatore arrivato in settimana a Cerignola a sostituire il dimissionario, anzi l'esonerato Potenza, ha sortito i suoi effetti. Il Cerignola ieri ha battuto il Francavilla Insinni per 2-1 con reti segnate dal suo attaccante Longo. Un Cerignola sempre in attacco che ha disputato un'ottima partita dinanzi al folto pubblico presente al Monterisi di Cerignola. Doveva assolutamente riscattarsi il Cerignola che ha comunque messo in atto una dispendiosa campagna acquisti, il suo presidente Grieco si sperava che potesse disputare il campionato di Serie C, ciò non è accaduto e probabilmente proprio il dover attendere l'esito poi delle decisioni della FIGC hanno in qualche modo compromesso la stagione del Cerignola Calcio, che si trova attualmente a 11 punti di distanza dalla prima in classifica. Certamente un distacco molto ma molto importante, però il Cerignola è dotato di un organico tecnico di spessore, quindi questi punti potrebbero essere tranquillamente recuperati nel proseguo del campionato, ma è più importante che mai che il Cerignola non perda più punti durante il suo percorso verso la fine di questo campionato. Parliamo della SIM che sabato avrebbe dovuto riscattarsi alla Palas Caloria dinanzi ai propri tifosi dopo la sconfitta subita in trasferta per 4-2 contro il Futsal Polistena. Affrontavamo il Real Cefalù, una squadra che era a 5 punti in classifica, quindi era uno scontro diretto con la SIM Manfredonia Calcio a 5. La partita si è conclusa con una incredibile vittoria ottenuta nei secondi veramente finali della partita da parte del Real Cefalù per 3-2. Una partita difficile, una partita non giocata bene dalla SIM Manfredonia Calcio a 5, specie nella prima frazione di gioco, si era in effetti conclusa per 0-0, poche idee, diciamo molto possesso palla, però non eravamo mai stati così pericolosi con il portiere ospite. Si va negli spogliatoi, si rientra in campo, la SIM esprime un gioco molto molto più propositivo ed ottiene un meritato vantaggio con Gesè e con Gagu per il 2-0. Si arriva nella parte finale della partita e avviene ciò che nessuno in effetti poteva preventivare, ma che spesso questa squadra subisce, ossia un calo di concentrazione, perché non si spiegherebbe altrimenti i 3 gol subiti nella parte finale della partita.
Il Real Cefalù che inserisce il quinto di movimento e quindi con un palleggio proficuo cerca di mettere in difficoltà, mette alle corde la SIM Manfredonia Calcio 5 che non riesce a venirne fuori e riescono a segnare il loro gol, primo gol con Mazzariol, ma poi ne vengono nel giro di 100 secondi vengono fuori altri due gol con Zonta e con Pascual, e con i quali il Real Cefalù riesce a battere la SIM Manfredonia Calcio a 5 dinanzi alla incredulità dell'intero Palascaloria, ma anche di mister Monsignori e di tutti coloro che erano ovviamente seduti in panchina. Bene, ci sarebbe da riflettere su questa sconfitta, una sconfitta che fa molto ma molto male, uno scontro diretto che la SIM Manfredonia Calcio a 5 avrebbe dovuto necessariamente ed obbligatoriamente vincere, si sarebbe portata a 10 punti in classifica e quindi avrebbe distanziato una diretta concorrente poi alla salvezza, che in questo caso è il Real Cefalù, di ben 5 punti. Invece adesso ci ritroviamo che il Real Cefalù ci ha scavalcati, si è portato a quota 8 in classifica, ad un punto dalla SIM Manfredonia Calcio a 5, che domenica, anzi sabato prossimo, affronterà in trasferta il Bisceglie in una partita che dovrà assolutamente vincere. Sentiamo le dichiarazioni al vetriolo che sono state rilasciate dal presidente onorario della SIM Manfredonia Calcio a 5 al termine della gara, il dottor Luigi Esposto. È una partita in pratica persa nella finale, francamente è giocata molto bene. Sì, siamo peccato dei lunghissimi rispetto a quello che hai detto tu, abbiamo giocato bene soprattutto il secondo tempo, sembrava che la partita si fosse canalata verso il migliore auspicio sul 2-0, però la squadra avversaria che si è adorata per soccorso fino alla fine è stata caparbia e nei contrasti ha dimostrato appunto di volerci credere. Io sono arrabbiato con l'atteggiamento di alcuni dei miei giocatori che hanno pensato sempre a parlare anziché essere concentrato e anziché rispondere continui i richiami del mister, tant'è vero che abbiamo deciso insieme agli altri componenti della società di fare silenzio stampa, perché è giusto che in questo momento ci ritroviamo tra di noi e prendiamo delle decisioni, perché chi è qui in vacanza e pensa di dover solo parlare anziché giocare si assumerà le sue responsabilità. Ripeto, è una squadra a nostra portata, l'avete visto pure voi, in 3 minuti non si è capito più niente perché forse qualcuno la testa ce l'aveva troppo tesa e ne parleranno così. Presidente, una squadra che, se consideriamo l'andamento di questo avvio di campionato, più volte si è fatta rimontare nel finale. È un fattore da correggere? Se sto dicendo che sono deluso, anche abbiamo deciso il silenzio stampa per decidere cosa fare, vuol dire che c'è qualcosa che non va di grave, perché non credo che abbiamo allestito una squadra così scarsa, una squadra che abbiamo difficoltà effettivamente a finalizzare, ma quando si sta sul 2-0 pensiamo che in casa con una diretta concorrente dobbiamo portare il risultato a casa. Evidentemente c'è qualcuno che si lascia trasportare dalla provocazione, dalla tensione, dal nervosismo. Parliamo di professionisti ed è per questo che ci vogliamo misurare con loro rispetto ad un confronto che sia costruttivo nel breve termine. Chi non rientrerà più nei piani di questa società sicuramente la sarà questa società. In prospettiva del derby contro il futsal Bisceglie in settimana, oltre a quelli che saranno gli sforzi da fare dal punto di vista della tensione agonistica, dal punto di vista tecnico, cosa chiede ai suoi giocatori? Più concentrazione, perché come diceva Boscov, che è stato sempre un grandissimo allenatore, oltre che un grandissimo stratega tattico, la partita finisce quando l'arbitro fischia. Qui si è pensato di aver portato a casa 3 punti quando il tempo non era ancora finito. Non capisco su che base. Appunto sono dei professori, sono degli atleti che devono imparare, ma non qui a Manfredonia evidentemente, che la partita dura tutti i secondi, compresi quelli effettivi, e fino a quel momento non devono pensare che sia vinto. È un errore troppe volte ripetuto per cui sono d'accordo. Parliamo della SSD Angel che ieri, dopo 2 vittorie consecutive in campionato contro il Sunshine Vieste e contro il Cus Ionico Taranto, incappa purtroppo in una sconfitta per 87-86 contro il Mola. Anche il Mola veniva fuori da 2 vittorie consecutive in campionato al pari della SSD Angel. Una partita ben giocata dalle due formazioni, è stato un momento in cui la Angel era passata in vantaggio di 3 punti rispetto al Mola, poi ha subito il ritorno del Mola che ha superato la Angel soltanto a 3 secondi dalla sirena.
quindi una partita difficile con un arbitraggio discutibile, sembrerebbe, insomma, da quello che si è potuto apprendere, e un Angel che torna a Manfredonia con una sconfitta e speriamo che possa rialzarsi quanto prima a tutti i mezzi per poterlo fare. Per terminare parliamo di pallavolo maschile, la Volley Club Manfredonia, dopo il brillante avvio di campionato con una vittoria in trasferta, ieri purtroppo ha perso per 3-7-2 al Paladante contro la Doni Bomboniere Terlizzi. Una vittoria per 3-7-2 che comunque consente alla Volley Club di Manfredonia di guadagnare un punto in classifica. Quindi anche se vi è stata una battuta di arresto per coach Rinaldi, noi facciamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo del campionato per questa squadra che, ricordiamo, è composta da soli giocatori di Manfredonia, e questo è certamente un orgoglio per questa società. A questo punto non vi resta che ringraziarvi tutti coloro che sono stati puntuali, attenti a questa diretta su Il Punto del Lunedì, la trasmissione a 360 gradi su cui facciamo il punto della Manfredonia, e che dire, vi ringrazio tutti e vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!